Sarà già capitato ad alcuni di voi, chi è in seconda, terza superiore, studiando la storia medievale, ma anche chiunque poi interessato alla storia, di trovare un termine, sul manuale, il termine allodio, oppure terre allodiali, e chiedersi ma che cos'è? In genere i manuali mettono sempre un lessico dove spiegano così brevemente che cos'è l'allodio. Allora, con questo piccolo video, altri poi ne seguiranno, cercherò così di vedere e spiegare in maniera molto molto semplice, non certo per gli specialisti, alcune parole chiave della storia medievale. E appunto iniziamo oggi con la parola allodio. È una parola di origine germanica, il cui significato fondamentale poi è quello che abitualmente viene dato e che trovate sul testo, indica la piena proprietà di una terra. Tra gli storici ormai l'idea che prevale è questa, che nei secoli immediatamente successivi alle invasioni barbariche, quindi caduta, ecco, dell'impero, formazione dei regni romano-barbarici, l'allodio rappresentasse fondamentalmente la proprietà fondiaria di una famiglia, bene inalienabile e su cui appunto la parentela esercitava dei diritti a livello collettivo. In seguito, poi, per allodio si venne a indicare la terra posseduta individualmente e in piena proprietà. Contrapposta a che cosa? Contrapposta alla terra che veniva sfruttata da una collettività di abitanti, di un villaggio, di un paesino, ma contrapposta anche a quella che il contadino poteva prendere in affitto da un padrone, e anche contrapposta, distinta, da quella che possedeva un nobile come beneficio o come feudo. Ora, questo possesso però di allodio, ancora nei secoli centrali del Medioevo, non indicava proprio una proprietà assoluta e quindi la disponibilità assoluta che colui che possedeva quella terra aveva. Perché? Perché di fatto questa era limitata da alcuni diritti, cioè dal diritto del coniuge, ad esempio, oppure dei figli, o comunque di altri parenti eventualmente. E quindi questo veniva limitato, il cui consenso di queste persone era indispensabile qualora il bene volesse essere alienato. Per cui ci voleva il consenso appunto del coniuge o dei figli o comunque di qualche parente. Da un punto di vista storiografico, quindi, si è avuto un po' un cambiamento. Fino a qualche decennio fa si pensava in fondo che nel Medioevo tutta la terra fosse feudalizzata. No, non è così, perché l'allodio permaneva, anche se poi venne piano piano limitandosi, quasi scomparendo, quasi scomparendo. A partire infatti dall'undicesimo secolo, con l'avvento di quella che viene definita la signoria di Banno, altro termine, Banno, che poi dovremo vedere, vedremo poi in un altro video, piccolo video. Questo modifica quindi i concetti di proprietà e di libertà che c'era nelle campagne. E quindi si viene piano piano però a perdersi un po' quella distinzione che c'era fra le terre che il contadino possedeva in origine in maniera allodiale, cioè come piena proprietà, dalle terre personali che coltivava in cambio di un censo. E questa distinzione riguardava anche le terre nobiliari, di proprietà nobiliare. Perché? Questo in parte era dovuto dal fatto che molti nobili, molti signori locali, erano costretti, per motivi molto pratici, di esigenze, anche per guai, problemi grossi, a doversi riconoscere vassalli di un re o comunque di un grande signore, di un principe. E questo allora che cosa faceva? Sì, che
le terre che loro inizialmente avevano come alloggio, come piena proprietà, le riprendevano in feudo. Nello stesso tempo, però, c'è da dire questo, che i diritti che il feudatario, e anche feudo, feudatario, saranno termini che dovremo vedere, che il feudatario riceveva in feudo, no? Che aveva sul feudo, i diritti che il feudatario aveva sul feudo, di fatto erano, prevalevano sui diritti del signore. Ecco che allora praticamente che cosa succede? Che è soprattutto il feudo che di fatto si appiattiva un po' sull'allodio. Quindi era il feudo che assumeva, partendo dall'allodio, le sue caratteristiche fondamentali. Comunque, vogliamo sintetizzare al massimo. Quando nel vostro testo manuale trovate allodio o terra allodiale, si intende la terra che una persona, una famiglia, poteva essere sia un contadino che un nobile, aveva come sua proprietà, come piena proprietà. E questo era importante perché appunto fa capire che non tutto era proprietà di un signore, di un grande re o principe. Bene, ho cercato così di dire in maniera molto molto schematica e sintetica che cos'è l'allodio. Ecco, primo termine importante. Poi via via che faremo questi piccoli video vedremo alcuni termini. Qualcuno l'ho già detto, tipo il banno, e che sarà poi il termine che vedremo la prossima volta. Spero che possa esservi utile. Arrivederci.